Allora, Matte, com'è stata questa notte in rifugio? Molto utile, devo dire, confortevole e soprattutto rigenerante. Rigenerante? Decisamente. Ieri eravamo arrivati completamente morti. Adesso stiamo cercando di capire dov'è il passo, perché ci dà un passo che si dovrebbe chiamare passo del lunedì, non capisco se è questo o se è questo qua sotto. Quindi adesso dobbiamo capire, probabilmente se vedendo come va il percorso, probabilmente va su lì e attraversa qua sopra. Comunque, in tutto ciò, il passo che dobbiamo fare, abbiamo scoperto che è esattamente questo qua. Passiamo dentro qua, passo del lunedì, scendiamo la diga di Pantano e poi saliamo al passo più alto, che è il passo Brizio, che è quello della Domello. Scendiamo sotto e andiamo fino al rifugio Prudenzini, ma dormiremo in tenda. Intanto continuano le comiche. Non berremo mai più noi, lo sai, Emanuele. Na 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 na. Siamo caldi? Siamo caldi. Siamo carichi? Sta iniziando a piovere, alcuni di noi ci siamo coperti, ma io è l'unico temerario che sta andando avanti senza. Dobbiamo salire su di qua adesso ed entro a questo canale. E lì è l'arrivo direttamente della quota più alta, poi è solo ed esclusivamente discesa. Com'è, Matte? Fighissimo, assurdo. Meno male che ha fatto due scrocetti separati che ci ha salvato sulla parte di Sassi prima. Guarda che bello sto acquitrinio. Olè! Olè! Cosa ne dici, Maie? Figo, figo. Abbiamo preso l'acqua. Ora ci siamo asciugati. Siamo arrivati al lago. Rifugio Tonnolini subito qua dietro. Posso fare la marmottrap? Thank you.
Quello c'è dentro. Pasta, patate. Berza. Berza l'ho detto io. L'unica cosa che mi ricordavo. È l'unica cosa che mi ricordavo.